Purtroppo abbiamo avuto un'altra brutta notizia. La notte scorsa un altro uomo di 56 anni è stato trovato senza vita in casa ed era solo, viveva solo, 56 anni, al condominio della casa del pescatore che c'è in via Riviera Cabotto. Erano almeno due giorni che era, aveva preso la vita praticamente, e sono intervenuti la polizia di Stato, hanno fatto anche la scientifica, poi ovviamente i vigili del fuoco, e è successo attorno alle 22 della sera, una cosa del genere. Questo sarebbe il sesto. Ancora molte settimane fa ci sono state quelle 5 persone, tra cui alcuni amici tra l'altro, che in 31 giorni praticamente ne sono morti 5. L'unico anziano era un ex medico anestesista che viveva a Borgo San Giovanni, che era un po' avanti con l'età. Gli altri erano tutte persone addirittura 50, qualcuno un po' più di 60 anni, questo 56 anni. Purtroppo è il dramma soprattutto di noi uomini che viviamo soli, bisogna dirlo, perché mentre la donna da sola riesce a essere più autonoma, più controllata, più dinamica, gli uomini purtroppo non è così. Non abbiamo ancora il nome in questo momento della registrazione, eventuali aggiornamenti daremo in seguito oppure ci saranno nel testo.